Villa Mare e Bandiera Blu, però con barriere architettoniche. Molte barriere architettoniche purtroppo, a cominciare dagli uffici pubblici del comune, dell'anagrafe, della banca, alla farmacia, per non parlare poi Bandiera Blu appunto da 10 anni, discese a mare inadeguate, pericolosissime, strette più delle sedie a rotelle. Avete fatto appello al comune più volte, risposte? Io personalmente ho fatto appello al sindaco e tutti gli amministratori, visto che io ero la loro prima sostenitrice per anni. Comunque, risposte concrete non ce ne sono state. A 8 anni le barriere sono sempre le stesse, sempre fatte col cemento, più strette delle sedie, una solo allargata giusto che ci passa la sedia, ma corta che arriva a stento sulla sabbia. Enza Angrisani, sulla sedia a rotelle fin da piccola, ha deciso di denunciare pubblicamente il malessere che vive quotidianamente a Villammare a causa delle barriere architettoniche che impediscono al disabile di raggiungere in sicurezza il mare. Le discese esistenti, sottolinea, non rispecchiano quanto previsto dalla legge e per l'assegnazione delle bandiere blu. Il mio appello prima di tutto è che i diversamente abili vengano in piazza a protestare contro questa situazione delle bandiere blu che vengono date troppo leggermente, perché questi non sono i canoni e loro richiedono normative serie su queste cose. E poi che le amministrazioni, a cominciare da Vibonati, ma soprattutto Sapri, ma tutte le altre bandiere, perché non è solo Vibonati qua il problema. Prenderemo provvedimenti anche su questi altri paesi, piano piano spero di essere accostata da altra gente. Il gruppo di minoranza di Vibonati con una lettera ha rappresentato il caso oltre che al sindaco, alla capitaneria di Porto e alla FAE, chiedendo di rendere accessibile le spiagge ai disabili nel rispetto della legge. Perché il diversamente abile appunto è diversamente abile, non inabile, è una cosa molto diversa.